Amici, vi piacemi ancora? Qual è il migliore amico dell'uomo? Non è il cane, è il maiale. Ecco, quando pensi che il maiale ti abbia raccontato tutto, ecco che ti stupisce. Con un colpo di codina è pronto a raccontarti e a farti assaggiare altre cose. Io sono a Genova per farmi una scorpacciata di maiale iberico. Meraviglioso crossover, ragazzi. Sto aspettando un amico mio, grande esperto di carne suina, grande esperto di prodotti iberici, che mi ha dato appuntamento qua. Io sto a Bocca d'Asse, che è una porzione di Genova, ragazzi, sembra veramente sospesa nel tempo. Sto porticciolo è meraviglioso. Sono arrivato qualche minuto prima perché volevo godermi questo quartiere di Genova. Aspettiamo Gonzalo, speriamo che arrivi il più tardi possibile, così iniziamo a lavorare il più tardi possibile. Eccola là, già arrivato, mortacci sua, già sta là. Ciao Gonzalo, si vede che in una vita precedente facevi il salto del pasto. Esattamente. Andiamo sul caffè, dai. Andiamo subito al sodo, te che fai nella vita? Allora, io faccio il produttore di prosciutti e carne iberica e la distribuisco in Italia. E perché mi hai fatto venire qui oggi? A Bocca d'Asse. A Bocca d'Asse? Prima perché sono innamorato di Bocca d'Asse di Genova. E poi perché è un ristorante a cui servo, il ristorante Pata Negra. Quello è il cliente tuo? Storico. È storico. Fantastico, quindi se finiamo il caffè e andiamo a mangiare. Andiamo. Pata Negra, salumeria, braceria, il nome promette bene. Io, ragazzi, sono del parere che le brasserie che si affacciano sul mare hanno sempre quel fascino. A me mi intrigano, mi piacciono e mi ispirano. Il posto è molto bello, di gran classe. E mo, andiamo a mangiare. Questo è il motivo per cui io sono venuto qui fino a Genova, al ristorante Pata Negra, con Gonzalo da Madrid, che è anche simpatico. Grazie. Perché? Perché Gonzalo, dimmi se sbaglio, la tradizione spagnola, la tradizione iberica nello specifico, riesce a ricavare dai maiali, che sono tutti Pata Negra, esattamente, dei tagli diversi dalla tradizione italiana, giusto? Sì. Ok, diversi, diversi, non migliori, non peggiori, ma diversi. Allora, da dove vogliamo iniziare, caro Gonzalo? Allora, ti racconto. Questo proviene da un maiale nero. Sì. Geneticamente un maiale nero è molto diverso da un maiale bianco. Ok. Quindi sono tagli anatomici, sì, molto morbidi, sì, cucinati al sangue. Quindi se, se tu lo fai con un maiale bianco, sì, la carne sarebbe molto più dura. Quindi parliamo di DNA, fondamentalmente. Fondamentalmente sì. DNA, ok. Questo con in mano cos'è? Questo è il segreto iberico. Becca del segreto iberico. Tiè. È uno dei tagli più apprezzati, sì, del maiale iberico, insieme alla pluma iberica. Segreto iberico, che parte anatomica è del maiale? Sarebbe dietro... Girati, fai il maiale? Dietro il prosciutto? Qui? Dietro il prosciutto, un taglio nascosto? Sì. Allora, dice la leggenda... La leggenda? Che il signorino, ma non è vero comunque, ma è sempre bello da raccontare, che il signorino, quando dava il maiale iberico da dissezionare al macellaio, sì, il macellaio, come un taglio un po' nascosto, se lo teneva per lui. Per quello che si chiama segreto iberico, perché non è un segreto tra i macellai. Sti gran fide, una ballerina dei macellai. E quello è il segreto. Esattamente. Ti faccio vedere che parte ha dell'animale, gira. Come modello sei perfetto. Allora, tu hai visto il toro? Il toro, e, sì. Il torero quando mata il toro? Sì. Dove mette la spada? Sì. Praticamente qua. Ok, lo stesso. Benissimo. Questo invece? Questo è la pluma iberica. La pluma. Questo è il taglio più apprezzato per gli italiani. Ah, oh, sì? Agli italiani gli piace questo? Tantissimo. La pluma. Voi andate matte per la morbidezza della carne. Questa, sì, è una carne molto morbida, molto saporita. Sì. E con la percentuale esatta di grasso e magro. Sì. È il segreto più grasso, più di intenditore. Sì. Questo è per tutti. Perfetto, perfetto. Gonzalo, sì, a me più che una piuma mi pare una mutanda di una donna comunque. Un tanga. Un tanga, ok, sì, sì. Lo possiamo ribattezzare. Sì. È il tanga di Gonzalo. Invece guarda, lo sai quante ne vendi? Si chiama pluma iberica di forma erronea, dovrebbe essere tanga iberico. Il tanga, amici di Bracini ancora, secondo voi ha più la forma di un tanga o di una... piuma, ma non sta la piuma, cioè, vedete solo in spagnolo la piuma, ok. Vuoi che ti racconto da dove viene questo taglio? Dimmi, fammi il modello. Carre iberico, sì, costolette, sì. Riesci a toccarti le due mani? Senti, a Gonzalo, dai, vediamo un po', ancora gliela famo, dai. Allora, è un pezzo anche molto ricercato, perché di un maiale iberico si recavano solo 400-500 grammi di pluma, due pluma di 200-250. Un maiale e due pluma. Esattamente. Un maiale e due tanga. Allora, sì, allora, come la mucca, sì, ha due carré, sì, ok? Ogni carré ha un muscolino, come, sì, la pluma, sì, ok? Sì, sì. Quindi
500 grammi a maiale. Vabbè, quindi boh, questo è un pezzo raro, insomma. Molto raro, purtroppo. Molto raro. Terzo pezzo. La presa iberica. La presa iberica. Per tanto tempo il mio preferito. È molto infiltrata, molto marezzata all'interno. Sì. Molto morbida, poco grassa. Sì. Un po' per donne. Un po' per donne. E soprattutto assomiglia molto al manzo. Io ti faccio un gioco. Io ti metto qua una venda. Sì. Ti faccio mangiare questo. Sì. Tu pensi che stai mangiando manzo? Davvero? Vabbè, mo ci proviamo, dai, pure senza. Guarda, racconto anche una. Ok. Una volta in un ristorante. Sì. Facendo una prova con il cuoco. Sì. Il cuoco le ha fatto assaggiare a quello che pulisce i piatti. Sì. Che era arabo. Sì. Un pezzo di presa. Sì. Il tipo diceva: Buono al manzo! Quindi il tipo rideva, il cuoco rideva. Maometto si è incazzato, secondo me. Maometto si è incazzato. Attenzione, attenzione. Non si è incazzato. Non ne scherziamo, no? Fa una brutta fine. Va bene. Io non c'ero, eh. Dove sta la presa? La presa è qua. Un muscolino qua. Muscolino là. Ok. E poi con la presa. Questo lo so cos'è. Questo è il filetto. Questo è il filetto. Questo c'ha proprio la faccia da filetto. Tieni. Molto più piccolo dei vostri, carne molto più scura, sì. Sempre cucinata al sangue, carne molto magra. E il filetto dove sta? Fammi vedere. Il filetto, caro mio. Dove c'è la tua? Allora, il filetto della mucca va qua. Il filetto del maiale? Il filetto del maiale va un pochino più in qua. Più là, ok. Ok? Sì. Due filetti. Sì, là. Girati un po', girati un po', girati. Ti sei messo la maglietta elegante, vedi? Sì. Cioè, le, che è questo? È la mia fidanzata. Ah, perfetto, ok. Meglio non l'hai trovato. Sì. A posto, bene. Dunque, tutto molto interessante. Da crudi sono molto belli. Io direi però sì, devo mangiare, no? Cottura al sangue. Rigorosamente. Ma davvero cottura al sangue? Mi raccomando, Gianni, al sangue. Cottura al sangue. Al sangue. Perfetto. Chef, c'ho il maiale. Cottura al sangue, grazie. Poi se magna Gonzalo! Fermo lì, non te muovere! Posa qua la forchetta! Posa quel coltello! Da dove cazzarola iniziamo? Allora, segreto, pluma, presa, solomillo. Dai, facciamo la pluma? E famo quello che decidi te! Facciamo lo spagnolo chi è? Tu! No, fatta! Ah, gli diamo dei tanga praticamente! Sì! Okay. Ragazzi, c'è un fatto! Più i ristoranti sono fichi, eleganti, super wow, più a me mi viene da mangiare anche le mani! Perché c'ho un gusto io a mangiare con le mani che tu non hai idea. Mortacci quanto è buono. Cos'è che impara nemmeno maiale questo? Tanto è delicato, tanto è raffinato. Mortacci quanto è buono. Guarda qua. E contro ogni mia, ragazzi, aspettativa. E praticamente dando una gomitata in testa ai pregiudizi mi sto mangiando un maiale che rosa dentro, quindi un maiale che è leggermente al sangue. Porca miseria! Metti un po' di sale, no? Boh, ora ci metto un po' di sale. A cascata, metto il sale, sì. Mortacci ragazzi, col sale che è! Madonna mia, questa è una roba fotonica! In Spagna, quando tu mangi una carne così buona, devi per forza muovere il baffo. Ah, devo muovere, okay. fammelo un po'. Voilà. Devo muovere il baffo? Voilà. Ammazza che professionista, okay. Pari una cernia. Prova. Ah, conosci la cernia, te? Cosa è la cernia? È un pesce. Ah, certo. Ah, hai capito. Ah, vediamo, eh. Ritmo. Così. Questa, ragazzi, è la segreta, era il taglio che furbescamente i macellai si inguattavano e se lo mangiavano. Però poi qualcuno ha cantato e è arrivato il nostro piatto. Assaggiamo, eh? Questo si sente più grassettosa. Io sempre ho pensato che se tu prendi un prosciutto e te lo fai alla piastra, è questo qua. Quanto è buono pure questo. È veramente saporito. Altro sale, altro sale, olè! Mozzicone. E arriva per direttissima un mortacci quanto è buono, qua c'è sta da Dio. Domanda. Pluma, da 0 a 10. 7.
Segreto, da 0 a 10. 8 e mezzo. Ma perché si mangiano di più a Pluma e del Segreto? Perché ci capiscono niente. Più delicata, più raffinata, più morbidina, ma il Segreto è veramente una cosa. Ragazzi, non si chiamava Segreto, no? Oh, come si dice portarci quante buono in spagnolo? Tu mi hai detto prima che qua a Genova puoi dire Balin. No, Belin. Belin per tutto. Sì. Noi diciamo de puta madre per tutto. Ok, mortacci quanto è buono, lo sai dire? De puta madre, come di mortacci quanto è buono? Mortacci quanto è buono. Oh, sei bravo. Se lavori sulla pronuncia ce la puoi fare. Grazie. Allora, mo che mi sto a mangiare là? Ho presa. Cioè, ho preso la presa. Dopo questa, ragazzi, potete pure togliere l'iscrizione al canale, ok? Perché presa? Hai capito la battuta? Sì, perfettamente. Allora, fammi finire. Fammi mangiare. Poi mi dici perché presa. Insomma, più raffinata. Molto. Allora, dunque, in ordine. La Segreta me la mangio io. La Pluma la do a mio figlio di anni 11. Questa la do a mia moglie. Sì. Ok, tieni, sì. Mangiate questa. Piglia la presa. Perché si chiama presa? Tu sei sempre a magnazza, io. Vai. Vai. Vai di questo butter chuck, sei proprio ambientale, sei proprio a tuo agio, sei butter chuck, più su di inquadratura. Si chiama presa perché il maiale iberico proviene da un cinghiale, è molto simile a un cinghiale come costituzione, ha anche i denti, così. Quindi i cani, quando andavano a cacciarlo, le prendevano di qua, ok? E le facevano la preda. Preda, in spagnolo è presa. Okay. Questo, ragazzi, me lo sono inventato tutto, ma è bella. Adesso ci abbiamo pure per culo. Lo conosci quell'attore che faceva Maccherone? Tu mi hai provocato in Metemagno? No, se no dicevi di sì. No. Vabbè, dopo te lo faccio vedere. Faceva Maccherone, tu mi hai provocato in Metemagno. Filetto, tu mi hai provocato in Metemagno. Allora, è tenero. Sì, sì, certo, il maiale iberico. Lo scioglie in bocca. È sempre tenero. Ho risorto, oh, ragazzi, io ho risorto tutta la famiglia. Questo lo do a mia figlia. Fantastico. Sì. Soddisfatto tutti, avanzi da Marcane, va bene? Allora, per me, Segreto, numero uno. Sì. Solomillo, sì. Numero due. Presa, numero tre, Pluma, sì. Numero quattro. No, ok. La mia classifica, Segreta, numero uno. Solomillo, numero due. Presa, numero tre. Filetto numero qua. Ma è la stessa? Hai visto, erano messi d'accordo. No, ti sto a piangere. Amici di Bracimi Ancora, battute conclusive. Un produttore importatore di carne iberica ve l'ho fatto conoscere e ve l'ho presentato. Ok? Ve lascio i suoi dati. Se volete sta carne nei vostri ristoranti, nei vostri locali, lo contattate. Ok? Mi raccomando, fagli lo sconto. E abbiamo fatto la classifica personalissima, ditemi voi che ne pensate. E diciamo, aggettivi che mi vengono in mente riguardo a queste carni sono tenere, succose, intriganti, eleganti, molto buone, raffinate, spiziose, pure un po' food porn, perché il Segreto è veramente tanta roba. E io credo di aver detto tutto, tu che devi dire? Voglio dire che questa carne, che si mangia al sangue, è molto 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 leggera, nel senso, tu ti mangi questo piattone, sì, e tra due ore me ne mangi un altro. Sì. Okay. Cioè, lo digerisci velocissimamente. Fantastico, ve lo saprò dire, ragazzi, fra un pardone. Credo di avervi detto tutto, ragazzi. Questo ristorante è fighissimo, venite a trovare perché merita, un posto pazzeschissimo di fronte al mare, bel posto, complimenti, bravo. Grazie. E vi ho detto tutto, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao e mo va a mangiare, va, dai, ciao. Ascolta, quello che mi ho inventato della storia non pubblicarlo. No, ce la mettiamo. No, dai. Io taglio un cazzo, metto tutto. Grazie. Tutto metto. Sì? Sì, sì. Ma che dici, cioè, quello è simpatico. Ma sì, ma non è molto serio, no? Raccontare una storia. Vabbè, ma che è per un popolo dei cazzoni. Vabbè.